Ma fish. Beh, è numero uno! Pesce 8 della mattina a spinnerbait giallo, mangiano un sacco di gamberi qua. Blocchi di freddo l'ammazzano, si partano o si bloccano. Eccolo. Le lenti per caso, chatterbait piccoli, però guarda come ha ingolfato questo chatter, spaziale, l'ha ingolfato di brutto. Amici miei, ma ci crederete mai che siamo in Sardegna? Sì, guardate dietro, siamo in Sardegna. Non ci sono rocce, non ci sono piante sommerse, non c'è quel vento fastidioso che tante volte ci disturba la pesca, ma siamo in un posto piccolo, con il canneto, con le piante. Dove siamo? Posto X. Posto X l'ha chiamato Lapo. Un posto veramente molto bello, che mi ha fatto capire che in Sardegna ci sono veramente dei posti molto particolari e in ogni posto si possono fare tecniche e pesche diverse. Oggi stiamo affrontando questo lago, siamo più o meno a metà marzo, abbiamo una temperatura dell'acqua che va intorno ai 13-14 gradi. E ci aspettiamo e ci siamo aspettati già da stamattina con l'Apo di fare una pesca molto all'interno delle cover, quindi pitching e flipping in particolare, e poi in alcune zone provare anche la pesca veloce, quindi con spinner, chatter, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto qualche cattura e adesso vi andiamo a far vedere un po' quali sono le esche che ci hanno reso di più. Adesso vi racconta il Quinta e poi vi racconta l'Apo. Prima esca con cui sono partito questa mattina, lo spinnerbait, in acque velate, comunque tendente al torbido e con cespugli vari, acqua 14, lo spinnerbait è l'esca che a me piace di più. Infatti il primo pesce l'ho preso a spinner. Ho utilizzato uno spinner non troppo grande, un 3/8, bianco-giallo, perché c'è poca profondità, intorno al metro 40 cm, e quindi ho bisogno di uno spinner che non scenda troppo, poi mi vado a incagliare, eccetera, eccetera. Seconda esca che ho voluto utilizzare, che va molto bene secondo me in queste condizioni, è il chatter. Ci ho preso un pesciotto, niente di eccezionale, però questo è un'esca che a me in questo periodo dell'anno mi regala spesso dei pesci importanti, quindi nel pomeriggio l'andrò a utilizzare. Inoltre il jig, non manca mai un giggone, ho sentito una bella mangiata, però poi non è rimasto attaccato, forse si è attaccato alle chelette o magari non era un pesce di grandi dimensioni. Quindi diciamo che ho cercato di utilizzare qualcosa con un colore acceso, con un po' di vibrazioni, e lanciarlo molto all'interno delle cover, anche se credo che i pesci più grandi non siano ancora appiccicatissimi, ma leggermente fuori. E te come sei messo? Io senti, io ho usato un bel fistione, come sempre. Il fistione, voi non lo sapete, da adesso lo conoscete, il fistione. Racconta cos'è il fistione. Un'esca che amo, dritta, che entri molto bene nelle cover con Amo Texas e un bel piombo, e vedo che ai pesci piace molto, quindi un vermone grande, un vermone, no, vermone, il fistione. Il fistione, ok, numero uno, il fistione. Poi seconda, vai.
è ovviamente la canna da jig. Jig ovviamente anche lì oggi mangiata tutte e due nel solito posto e tutte e due slamati. Si riesce a capire il motivo, però vedremo nel pomeriggio, magari si appendono, magari non lo so, fanno delle mangiate strane e poi li slamiamo. O sono piccoli, sono molto aggressivi perché sentiamo una forte mangiata sull'esca, però poi non ci restano. E poi ultima esca, chatter, quella con cui hai scappottato, con cui ho scappottato, quindi un colore abbastanza chiaro, colore naturale chiaro, e coda paddle, e perché visto l'acqua non è un colore molto limpido, quindi abbiamo cercato di fare più vibrazioni possibili. Ok, che impressione hai avuto di questo posto? Secondo te è un posto che ha delle potenzialità, sicuramente un posto diverso dai soliti laghi della Sardegna, no? Quindi sì, ti può dare un'alternativa per fare alcune pesche che negli altri laghi non puoi fare, no? Sì, quando... Allora, inizio stagione secondo me è un ottimo posto, anche se con questi 4 giorni di freddo veramente... Esatto, non abbiamo detto che arriviamo da 4 giorni di freddo. Io ho la felpa con 4 maglie sotto e non mi metto la giacca per una questione di principio, che non so neanche perché, perché è primavera. Io ho giacca e piumino. Esatto, lui ha giacca e piumino, quindi dovrei mettermela anch'io. Non ci ha aiutato questa condizione e adesso, secondo me, tra qualche giorno, quando comincerà a riscaldarsi, questo diventerà una sala giochi. Allora, questa mattina ho rotto le scatole da Lapo, i posti li ho scelti io, adesso i posti li sceglie lui, perché Lapo fa la guida in Sardegna, quindi lui che è la guida, voglio, a parte che è già venuto qua, quindi un po' il posto lo conosce e ha già un pochino più di esperienza. E numero due, la cosa bella di queste cose è quella di condividere con gli altri gli approcci e gli spot. C'è sempre da imparare da tutti, soprattutto da chi pesca molto in alcuni posti come Lapo, che pesca sia il bass, pesca anche la spigola in Sardegna e quindi ha una mente molto più aperta della mia, perché io pesco solo il bass. No, no, sbaglierai, un giorno ti porterò a spigoli. Ci credete voi? Io no. Però questo pesce qua, facciamo vedere agli amici a casa, questo pesce qua, hai visto quanto tempo ci ho messo a mangiare? Ha lanciato, sono rimasto fermo, poi l'ha guardato, poi l'ha guardato un'altra volta e alla fine l'ha mangiato. Però sono belli. Fermo! Cattivissimo, eh! Oh via! In caduta! Oh via! È gigante, ma piccolo ma caratteristico! Yes! Col G! Entiamo!
un titi. Yes.